Il solito Pescara formato casalingo che raccoglie meno di quanto produce, supremazia netta marcata almeno per un tempo e qualcosa in più, ma anche il limite ormai strutturale di non saper chiudere la partita. Quindi il calo, altra costante, denunciato nei secondi 45 minuti. L'1-1 rocambolesco del Taranto fino a quel momento inoffensivo ed un finale di partita senza una reazione convincente. Ne viene fuori un pari, il primo all'Adriatico, che pur accolto con filosofia e sorriso, del resto non sempre si può vincere, suscita qualche doverosa riflessione. La presidente Deborah Caldora e Amerigo Pellegrini. No, prima poi ho detto dovevamo essere battezzati e oggi siamo stati battezzati anche in casa, va bene così. Come commentiamo questa partita? Una bella partita, secondo me la dovevamo chiudere prima. Nel secondo tempo la squadra è calata un po' di ritmo, si è abbassata, abbiamo dato la possibilità di fare quel mezzo tiro in porta, perché di mezzo tiro in porta si può parlare. Tra l'altro l'impegno non ha fatto difetto alla squadra, che alla fine della partita è andata a raccogliere i meritati applausi sotto la curva nord. E questo è importante, è vero, l'impegno non è mancato, la squadra è sempre stata presente, purtroppo il calcio è così. Pescara da subito aggressivo, dopo neanche un minuto le proteste per questo fuorigioco sbandierato a Sansovini, ispirato da Bonanni. Il fermo immagine dà ragione seppur di poco a Marengo Di Mortara, secondo assistente dell'arbitro Irrati di Pistoia. Quanto basta tuttavia per irretire un Taranto rinunciatario e mai propositivo, malgrado Brucato, Schieri, Correa a ridosso del tandem d'attacco Scarpa Corona. Per contro biancazzurri tonici, pronti a sfruttare le corsie laterali, splendida al 13° l'azione sull'asse Coletti Gessa. Il tocco di prima in area per Sansovini, assist sublime. Bremek precede di un soffio Massimo Ganci. Nel frattempo le accelerazioni di Gessa fanno impazzire il suo dirimpettaio Calori. Viviani spazza a sinistra, Ganci combina con Bonanni, 25°, cross morbido, controllo il destro di Sansovini, prodigioso il riflesso di Bremek che salva la sua porta sfiorata dal centravanti in acrobazia al 39°, ma centrata 2 minuti più tardi da Ganci, che devia con la partecipazione di Migliaccio l'invito da destra di Andrea Gessa. Pescara 1, Taranto 0. Ripresa con il grande ex Simone Felci in campo in luogo di Mezzaviglia. L'assetto non muta, ma neanche lo spirito dei rossoblù, che appaiono piuttosto compassati. Dal canto suo però il Pescara non chiude virtualmente la contesa, quando sul contropiede innescato da Sansovini Bonanni si smarrisce al lato del Duque, sbagliando la rifinitura per lo stesso compagno di squadra. È segnale di un calo che si appalesa con il passare dei minuti. Il Taranto invece avanza di qualche metro il baricentro e soprattutto trova nel più giovane dei 36 tra 11 titolari e rispettive panchine il calciatore della Provvidenza, Nicola Russo, classe 91, rileva uno statico Scarpa e si mostra da subito intraprendente. Qui serve Corona, che si accentra e spaventa Pinna con un violento sinistro di poco alto. Cucureddu rimpiazza Sansovini con Zizzeri, di nuovo in campo dopo circa 40 giorni vissuti ai margini causa infortunio. Trascorre soltanto un paio di minuti, 20°, Correa finta il tiro diretto sul calcio franco, appoggia a quadri, destro, serie di deviazioni e rimpalli a tu per tu con Pinna. Russo non fallisce, pareggio più trovato che cercato, ma legittimato nel prosieguo del match, in cui il team biancazzurro si sfilaccia perdendo le distanze tra i reparti. Entrano Zappacosta in luogo di Gessa e Artistico al posto di Bonanni. Cucureddu vara così un 4-3-3 con Ganci, Zizzari, Artistico, che sortisce in termini di opportunità poco o nulla, tentativi di fatto estemporanei. Generoso Mengoni, spiovente e interessante al 35°, in ritardo Zizzari. Un minuto prima, proiezione di Ganci, palla a ritroso per Dettori che scivola sul più bello. Ad un minuto dall'epilogo lo stacco di Mengoni con sfera di un niente al lato. Troppo poco, almeno nel secondo tempo, ma non sempre si può vincere. E allora niente drammi, un pari contro il Taranto non è affatto da disdegnare.